Carlo Costantini torna in campo per Pescara per le amministrative del 26 maggio. Come mai questa decisione? Ma la mia decisione è molto legata al desiderio di completare il percorso della nuova Pescara, di questa grande città di 200.000 abitanti, fortemente voluta dai pescaresi che nel 2014 hanno espresso con il 71% la loro adesione a questa proposta. Nella prossima consigliatura il procedimento dovrà arrivare a compimento, si tratterà di una consigliatura costituente perché bisognerà gettare le basi di questa nuova città. Io il progetto della Grande Pescara l'ho presentato in comune nel 2011, l'ho seguito per anni e chiaramente questo aspetto, questa prospettiva ha rappresentato il presupposto fondamentale della mia candidatura. Ha deciso di correre da solo, di scendere in campo senza al fianco nessuna coalizione, nonostante il centro-sinistra stia continuando un po' a farle la corte? Ma io ho grande rispetto degli amici che fanno parte di questa amministrazione, degli elettori e dei simpatizzanti del centrosinistra, come anche di quelli del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, ma la mia proposta è qualcosa di diverso, è una proposta che guarda ad un'idea nuova di città e che soprattutto cerca di ricondursi all'espressione popolare del referendum del 2014. Il 71% dei pescaresi che vuole la Grande Pescara non è solo di centrosinistra, non è nemmeno solo di centrodestra, è la stragrande maggioranza dei cittadini di Pescara che vuole cambiare. La Grande Pescara rappresenta il pilastro del mio progetto di cambiamento della città, ma evidentemente al suo interno ci sono tante altre proposte che in qualche modo tendono tutte a proiettare la nostra città verso il futuro. Pescara ha delle potenzialità enormi, l'area urbana di Pescara-Chieti è la 20ª più grande in Italia e la 103ª più grande in Europa. Non ce ne accorgiamo perché ogni 5 km varchiamo il confine istituzionale di un comune. Questa frammentazione dei livelli istituzionali purtroppo costituisce un elemento di debolezza. Il progetto della Grande Pescara è il primo passo per realizzare un'area più grande, una città metropolitana capace di candidarsi al ruolo e alla funzione di capitale del Medio Adriatico.